ragazze, bentornate sul canale, siamo di nuovo qui in tempi brevissimi perché come vi ho promesso nel video dello struccaggio che vi lascio nelle schede, in questo video parliamo dei miei detergenti top del momento, di tutti i detergenti che sto utilizzando in questo periodo. Quindi per contestualizzare il momento storico della skincare, siamo sempre nel mio bagno. E ho appena deterso il viso con i metodi che vi dicevo, quindi ho la pelle perfettamente struccata, ma devo detergerla per rimuovere comunque tutti i residui che possono sempre succedere, per equilibrare comunque il pH della pelle, e a seconda di come ho la pelle quel giorno utilizzo uno dei prodotti alle mie spalle, a seconda anche se è mattina o sera utilizzo uno o l'altro dei prodotti. Iniziamo da quello che sto usando di più in questo periodo. Sarà che appunto fa caldo, siamo in estate, quindi la mia pelle tende a essere più grassa che mista. Un prodotto che mi piace molto è questo di Origins. Questo si chiama Cheeks and Balance e praticamente è una mousse, crema mousse molto ricca, di cui basta veramente tanto prodotto così perché schiuma bene, che possiamo definirlo un detergente intelligente. Lui dice e fa, in realtà lo dice ma lo fa anche nella pratica, di riconoscere le zone del nostro viso secche da quelle grasse, quindi riesce a detergere in maniera più profonda e ad asciugare dove abbiamo più secrezione di sebo e a essere più delicato nelle zone invece dove abbiamo la pelle un po' più secca. Lo trovate da Sephora ed il prezzo è di 19 euro per quanti ml? 150 ml, ma dura veramente tantissimo, io ce l'ho da un sacco e lo uso, ma veramente ne basta pochissimo. Non utilizzatene più della quantità che vi ho detto perché altrimenti non è neanche piacevole come texture, invece meno ne utilizzate meglio è. Una cosa che ci tengo però a dirvi prima di descrivervi gli ingredienti è che questo non ha un potere struccante, cioè se voi pensate di struccare il viso con questo fallite la missione, perché io mi sono accorta che l'avevo provato ad utilizzare come detergente per struccare, ma in realtà il potere struccante non c'è, un ottimo potere detergente e riequilibrante ma non struccante. L'ingrediente principale di questo detergente è la tormalina, che serve appunto a contrastare l'eccessiva produzione di sebo. Vi dico la verità, adesso io lo sto amando, ma lo amavo anche quando non faceva così caldo e avevo la pelle più sul lato del normale che sul grasso. E mi è sempre piaciuto perché appunto non è il classico detergente che magari purifica bene la zona centrale e poi tira sulle guance. No, assolutamente mi piace molto, quindi ve lo consiglio. Un altro detergente che utilizzo invece quando ho la pelle normale, ovvero non voglio niente di aggressivo, voglio comunque detergere magari in quei giorni in cui non ho dovuto rimuovere chissà quanto make up perché comunque non ero truccata, magari non avevo neanche il fondotinta, avevo semplicemente il correttore che è andato via con quando ho struccato gli occhi, però voglio comunque detergere la pelle perché sono stata fuori tutta la giornata, ma va detersa la pelle. Oppure lo utilizzo la mattina, quando voglio appunto rinfrescare bene il viso, magari ho utilizzato qualcosa di più ricco la notte, quindi mi sento ancora un po' la skincare serale addosso, utilizzo questo di Freshly. Eccolo qua, è il Rose Quartz Facial Cleanser con il 99,9% di ingredienti naturali, bottiglietta in vetro e sono 100 ml. Freshly Cosmetics la trovate online sul loro sito e il prezzo di questo è 18 euro. Anche di questo ve ne basta pochissimo, io sono più o meno a metà, no, sono a metà e per me la dose è un pump di prodotto, non di più. Questo è praticamente un detergente senza sapone, quindi non ha il sapone, ma combina all'interno estratti di piante e saponina che va a ricreare le proprietà tipiche dei tensioattivi un po' più chimici. Ho detto saponina? No, saponine con la E finale. È un detergente adatto a tutti i tipi di pelle, sia una pelle sensibile perché appunto non abbiamo dei tensioattivi che vanno a seccarla ulteriormente, ma anche ad una pelle mista perché riduce la produzione di sebo e usato con costanza va ad avere un effetto un po' restringe i pori, quindi va a un'azione anche sui pori dilatati, quindi questo per me è un po' un jolly, sia la mattina che la sera, a seconda di come mi sento utilizzo questo.
un prodotto che non è un jolly, ma è un prodotto che io amo la mattina, soprattutto appunto quando mi sveglio questi ultimi mesi un po' più accaldata, un po' più sudata, insomma, voglio detergere il viso, voglio usare il detergente perché mi dà la sensazione di rimettermi al mondo. Sto utilizzando con molto, molto, molto amore un prodotto che già mi piaceva in inverno da utilizzare la sera, invece adesso è passato a top della mattina, ed è sempre di Jouer, ed è la mousse micellare nettoyant, sempre della stessa linea dell'acqua micellare che vi facevo vedere nel video dello struccaggio, quindi sempre a base di peonia. È una mousse molto delicata, perfetta da utilizzare con la Konjac sponge, sempre di Jouer, o comunque una Konjac qualsiasi. Come la uso io? La mattina sono davanti allo specchio, prendo mani asciutte, pump, un paio, due, tre a seconda, me la massaggio bene e vado sulla pelle asciutta a massaggiarlo. È una sensazione fresca, morbida, piacevole, e poi prendo la Konjac sponge generalmente, con questa uso quella, e vado a rimuovere tutto il residuo di questa mousse e sciacquo il viso. Buonissimo. L'ultimo prodotto che vi avevo promesso di mostrarvi in un video recente dei preferiti, e che è stata una scoperta veramente sorprendente nell'ultimo periodo, è un detergente di Cora Organics. Voi come sapete io ho acquistato un kit per pelli miste, da Normalia Miste, di Cora, quindi con tre prodotti per la skincare. Uno fra questi è appunto il detergente. Io mi sono innamorata di questo detergente, veramente innamorata, perché, non lo so, nel senso che non c'è una spiegazione razionale al perché, ma mi piace tutto. Mi piace la consistenza in gel, mi piace che comunque è un prodotto che fa una leggera schiuma, è un prodotto delicato, è un prodotto naturale, perché Cora Organics fa tutti i prodotti naturali, non so se lo conoscete, ma lo trovate su Douglas, è il brand di Miranda Kerr. Perfetto, non sgrassa troppo, ma allo stesso tempo non è troppo nutriente. Bilanciato, è un prodotto bilanciato, e vi dico che io quando lo usavo mattina e sera, perché mi piaceva tantissimo, e questo per una pelle mista con i pori più dilatati, soprattutto adesso che fa caldo è normale che siano più dilatati, non è successo niente di grave. Questo veramente ha un'azione affinante e proprio ottica di poro distretto. Bellissimo, bellissimo. Mi ero scritta anche un po' di cose di questo prodotto. Anche qui, questo è la versione foaming cleanser, ma senza sapone, cioè non ha sapone, fa una schiuma leggerissima, ma non schiuma tantissimo per dirvi come la mousse di Origins, no, sono proprio due gestualità diverse. Serve appunto per, fanno anche una versione per pelli secche. Questa versione qui serve appunto a riequilibrare la pelle, a ridurre la produzione di sebo, migliora il tono, proprio la compattezza, e si vede, se usato con costanza mattina e sera, io con un, quanti ml sono? 25 ml, che mi è durato una vita, perché anche di questo ne basta un chicco di caffè, non di più, mi è durato tantissimo, ho visto già i risultati. Ah, ecco, questa cosa che mi ero scritta perché ve la volevo dire. Allora io sono andata a vedere che cosa c'era dentro, perché ho detto: cos'è questa cosa? Qual è quell'ingrediente miracoloso che magari ho riscontrato in altri detergenti, ma non so. Allora, qui dentro abbiamo il frutto del noni, il tè verde e l'olio di sandalo come ingredienti principali. Frutto del noni, dicevo, frutto del noni, che cos'è sto noni? Sono andata a vedere che cos'era sto noni. Allora, è una rubiacea della zona tropicale, si chiama Morinda citrifolia, che scrivo anche un po' male, si chiama Morinda citrifolia, è una pianta che si trova particolarmente in Polinesia, e abbiamo è un concentrato di sostanze antiossidanti che rallenta l'invecchiamento cellulare e contrasta l'azione dannosa dei radicali liberi. Ora troviamo il succo del noni da bere. Però a parte questo, mi aveva incuriosito proprio per la presenza, cioè non avevo provato niente che mi ricordasse questo detergente, e ho capito perché tipo con un ingrediente che io non conoscevo. Che poi tra l'altro il noni è proprio una costante nel range di prodotti di Cora, quindi
Buona sapersi, abbiamo imparato una cosa nuova. Anche la detersione è finita, noi ci vediamo al prossimo step, che sarà quello del tonico, delle brum viso, delle mist per il viso, insomma tutte quelle cosine là. Ci vediamo al prossimo video.